Eh sì, ragazzuoli, vedete qua? Riconoscete qualcuno, dai, non è difficile. E vabbè, questa volta è molto semplice, ragazzi. Molto semplice. Roster apocalittico, Super Smash Bros. Ultimate. Yeah, bella raga, bentornati sul canale di Pompelmo. Wow! Anche Solid Snake, attenzione. Ci gustiamo un attimino tutto questo bel filmatino di introduzione, ragazzi. Dato che ieri sulle live di Twitch abbiamo fatto un bel hands-on di 3 ore su questo Super Smash Bros. E devo dirvi che sul provato, beh, è veramente tosto. Era dai tempi del GameCube, anzi no, dai tempi del Nintendo 64 che non mettevo le mani su un episodio di Super Smash Bros. Ultimate e ragazzi, devo dirvi che è assolutamente fantastico. Fantastico. Come vedete, roster mega galattico, ma visto che il video l'avete già visto tantissimi, andiamo direttamente alle option. Mettiamo tutto. No, è dai tempi del Ginkgo che ve lo dico sinceramente, non provo niente. E vabbè, qui vedete un po' i vari modi, andiamo subito a fare un fight classico. Vi dico subito che non ho sbloccato ancora personaggi perché ho escluso le 3 ore di ieri delle live. Non ho potuto sbloccare tantissimi personaggi, non ci siamo riusciti. Però come vedete già dal set di stage, cioè la quantità di contenuti è veramente eccezionale, veramente. Poi stage che sono tutti, tra l'altro, uno diversi dall'altro, attenzione, tutti diversi. Come vedete qui adesso il roster è ancora molto piccolissimo, il roster qua è allucinante. Noi andiamo con un più che classico Pikachu, Pika Pika. E ragazzi, questa è solo una delle modalità. Intanto vi stavo dicendo, io sono abituato a giocare i picchiaduro classici. Tipo, vabbè, Mortal Kombat, Street Fighter, anche Soul Calibur, o anche quelli di 2D tipo Dragon Ball Fighter. Questo qui ha uno stile tutto suo. Vabbè, ovviamente per i più esperti si sa che ha uno stile tutto suo, però è veramente equilibratissimo e divertentissimo. Poi devo dire, non ho ancora provato la modalità online, quindi scontro online con avversari di tutto il mondo, ma vi dico che non mi sono assolutamente annoiato perché adesso browser finirà. Non mi sono assolutamente annoiato perché le varie modalità offline sono tantissime. Adesso qua abbiamo uno scontro classico che è tranquillissimo e comunque divertentissimo da fare. Ma tutte le varie modalità che ci permettono di sbloccare i personaggi sono veramente, ma veramente lunghe, complete e soprattutto divertenti. Sono anche molto difficili. Non fatevi ingannare che qua vedete Browser piccolino, Pikachu, tutto simpatico, le musichette. No, questo qui, come tutti i giochi del Nintendo, possono essere giocati da tutti quanti e da tutta la famiglia, ma poi possono, se uno vuole skillare e divertirsi, si può divertire tranquillamente, ecco, e salire di livello unicamente. Noi adesso, perché Browser lo fa, e Browser si farà, Browser, ma vola fuori, no, no, ci fa volare fuori Pikachu, riusciremo, wow, e vola fuori, su, no, non riusciamo a farlo volare. Ragazzi, questi sono è il bello della, è praticamente la registrazione in diretta. No, no, non ce la facciamo ancora. Niente, come ho detto, a momenti. No, sono. Dove sei? Oh, mamma mia, no, manca pochissimo tempo. Ragazzi, questa è una classica modalità. Niente. Mi sono fatto fregare da Browser, ragazzi. Oh, anzi, no, l'abbiamo fregato, ragazzi.
Grandissimo, intanto andiamo a vederci le altre modalità, yeah! Ragazzi, siamo qui in un match della modalità storia, classica, poi combattimenti nella classica modalità di Super Smash Bros, ovviamente. E ragazzi, anche l'avventura offline è veramente di durata praticamente illimitata, perché solo per sbloccare tutti i personaggi, veramente ci... È una cosa che richiederà tantissimo tempo, ma ben venga perché l'avventura merita tantissimo. E yeah! Abbiamo appena vinto il match e abbiamo sbloccato Shinobu. Wow! No, penso sia uno spirito. È uno spirito. Share, ok. Ci sono dei personaggi un po' folcloristici, però andiamo assolutamente bene. E niente, come detto... Modalità storia a go go, e come vedete ci sono tutte mappa gigante piena di eventi. Adesso andiamo a vedere anche un attimo la mappa gigante. Io sono appena all'inizio, l'abbiamo visto un po' ieri in live su Twitch, ma qui sarà da fare molto molto attraverso le live che registrerò, perché qua ce n'è veramente di ogni. E niente, andiamo a vedere qualcos'altro da fare, una sfida veloce, Balloon Fight, andiamo a farci questo. Ragazzi, sono i primissimi livelli questo. E niente, andiamo a vedere quest'ultimo livello qui. Villager Team, Balloon Fighter, yeah, ok. Dai che va bene. Mamma mia. Come vedete, questo è un altro degli stage. Gli stage veramente sono tutti caratteristici. Ho visto uno stage che sembrava uscito dal NES 8-bit. Invece poi era veramente animatissimo, è uno degli stage più difficili della io abbia mai visto nella storia dei video. Era un platform praticamente come questo livello. Veramente classico. E veniamo di... venite qua, su! Vedete? Fatevi catturare! Fatevi buttare fuori dallo schermo! No, neanche. Insomma che non si vogliono fare... Uno l'ho preso. No, perché? Mi si è disconnesso il controller, aiuto. No, sono connesso, sì che sono connesso. Dai, vieni qua. Wow. Abbiamo vinto, ragazzi, c'è stato un piccolo imprevisto con il controller dello Switch. Ma comunque questo è tutto, ragazzi. Gioco consigliatissimo, imparate il gameplay, seguite il canale, le dirette Twitch. Ci vediamo, bella raga, e al prossimo video! The crude.